siamo a Serravalle. Qui c'è Maritina. Che è stato l'altro giorno dal barbiere, eh? E gli ha fatto un disastro, secondo me, in testa, però va bene. Saluta. Ciao. Sei contento di essere a Serravalle? È una gioia. E da un sacco che non ti fai vedere, le tue fan reclamavano la tua presenza, lo sai? Io non ho fan. Però vabbè, vado avanti lo stesso. Dov'è Fede? Dove è finito Fede? Perché non si fa più vedere con Fede? Con quella voce che dicevano? Dov'è sì. Fede così? Sì. Ah, ho capito. Eccolo qui Fede, vivo e vegeto, leggermente un pochino ingrassato. Sì, poi si mi prende di profilo. Il tuo profilo migliore questo. Va bene, allora qui il problema è che c'è tanta gente. No, guarda, il parcheggio, vedi? Ogni volta gli dico lasciami libero quel parcheggio qui, guarda, tac, visto? Insomma. In quale parcheggio ti vuoi mettere che non ho capito, scusa? No, ho detto, vedi? Ah, questo? Mi tengono sempre libero il mio parcheggio, vedi? Ah. Prego, signore. Prego. Fa il cavaliere. Fatto passare l'asciura non era così, cioè la signora, no? Signorina, no? Non era una signorina, no? Oh, abbiamo parametri un po' diversi. Probabilmente io sono già un po' beh, insomma tu sei 10 anni più grande di me, però era una signora, non era una ragazza. Va bene, comunque andiamo dove? A fare shopping. Io dove sono adesso? In macchina? Dove? A Serravalle. Ah sì? Bene. Devo starci fino a stasera? Tua figlia vuole mangiare fuori, vuole cenare fuori. Amore. Ti tocca. Che hai delle idee fantastiche. Vero Susi? Forza famiglia Fantozzi. Forza. Fede odia profondamente questo passeggino. Qui c'è la Susi da bagagliaio. Ciao amore. C'ho la macchina di 7 metri e non riesco a infilare il passeggino, porca troia. Susanna, ma dove le imparate queste cose, scusa? No. Vi faccio vedere velocemente la macchina, siccome in tante me l'avete chiesto. Allora qua mettiamo il passeggino, qui abbiamo un altro po' di bagagliaio, qui si siede la Susi e lì davanti abbiamo i gemellini e lì Giulio e davanti io e Fede, più o meno viaggiamo così. Giulio, amore, siamo arrivati. Qui c'è Sofia, là c'è Mattia che ha perso le calzine. Chiamo Giulio, vieni. Ci sei amore? Andiamo? Ok. Questo è nuovo. Qui dietro c'è il papà con i gemellini. Dai Fede, animo, animo. Ti stai trascinando? Ci sono i giochi qua? Sì. Qua che tua sorella è già andata. Io ho visto una cosa che ancora nessuno di voi due ha visto. Mamma, guarda. Anche papà l'ha vista. Mamma. Guarda ore 12. Ecco, il nostro giro finisce qui all'altra di Serravalle. Mamma, ma guarda il cibolo. Ah, ma è per l'estate. Sì. Appena viene caldo ci veniamo. Eh sì, è per l'estate, è l'acqua park, vedi? È l'acqua park? Sì. Meno male, c'è acqua attorno, ci siamo salvati. Che bello, Susi. Mamma,
c'è anche il scivolo, la piscina con lo scivolo. Quest'estate ci veniamo, promesso, va bene? Va bene, però mi raccomando. Sì? Fede, ci siamo salvati per un pelo perché c'è l'acqua. Sì, ma ci siamo salvati soltanto per adesso. Vai, vai. Soltanto per adesso. Continuiamo il giro. Dov'è Shackle? È più avanti. Non vedo Shackle. Fa delle dichiarazioni. Vieni, dammi una manina, amore. Mi dai la manina? Dove siamo noi, Susi? Susi, dove siamo noi? Bravissima, c'è scritto. Voi lì. Lì c'è. Come è grossa questa mappa? Sì. E noi dopo siamo andati anche qua. Sì. Esatto, siamo passati da qua, dalla piazza, dalla piazza del cavallo, siamo venuti giù, abbiamo preso il ponte dove c'era la musica classica e siamo qui. E dov'è Shaker? Vans? Shakers! Quindi noi dobbiamo 194. Dove dobbiamo andare noi? A Shaker. Ma tu sei qua, no? Sì. Tu sei qua e dove devi andare? Di qua. Brava, vai, fai strada. Dai. Amore mio, meno male che hai preso la papà. Hai capito? Vai, vediamo se hai capito la mappa. E prima c'è questo Ma mi sa di sì. Brava, hai letto correttamente la mappa, hai visto? Bravissima. Andiamo a prendere le scarpe con le luci? Allora, ho lasciato i bambini al parco giochi, naturalmente col papà, e io e i gemellini andiamo a fare un giretto. Le ho allattati, quindi dovrebbero stare tranquilli per un po' e andiamo a vedere cosa c'è di carino, un po' di relax. Bravi! Ancora bravissimo! Sei ubriaco? Sì. Sì? Ciao! Mattia si sta innervosendo, eh? Ti stai innervosendo, Mattia? Qui c'è Sofia, hanno appena finito di mangiare, li ho appena finiti di attaccare al seno, gli ho cambiato il pannolino e adesso vediamo un po' cosa ordinare, insomma, ho una fame da lupi. Anche voi avete fame? Eh? Sono veramente stanchissima, cioè è stata una giornata molto molto intensa. Una volta mi rilassavo, adesso uscire con quattro bambini è veramente molto molto stancante. Poi non mi sono comprata niente, quindi peggio ancora. Si è comprato un sacco la Susi, poi non credo stasera, in un altro vlog domani, dopodomani vi farò vedere cosa abbiamo comprato. E basta, adesso aspettiamo il marito e i bimbi, che Fede ha preso i bambini e è andato in bagno a lavargli le mani e poi iniziamo a mangiare. Allora, hamburger, patatine per Susi e hamburger e patatine per Giulio. Com'è? Mi dai una patatina, amore? No, quella mangiata, dammene un'altra. Quale? Quella che vuoi. Questa. Grazie. Oh, grazie, amore. Sto tenendo cotto, no? Ah, sto attenta?
biscotto, e voilà, maionese rosa. Wow. Pocci pocci. Uva pocci. Buono, mamma. Sì, mi ispira un sacco. E quello di papà? Tira su, fai vedere. Anche per te. New York cheesecake e la Fabulous Cake.